tutto il pacchetto, ognuno prende. Esatto. Abbiamo scelto un ragazzo giovane appositamente, una per il presidente, una per il prefetto, il sindaco, professoressa Meneghetti. Ecco, questo è il luogo, sono i miei, gli operai della provincia che hanno predisposto. Se sono qui, togliamo il secchio e ciascuno di voi adesso pone in modo simbolico e poi verranno sistemate adeguatamente e cementate per sempre. Prego, venite e uno alla volta posizionate le pietre d'inciampo. Grazie professoressa, grazie sindaco, grazie presidente, grazie eccellenza, questo è un momento importantissimo. Una giornata importante oggi al Sant'Artemio e anche un'iniziativa diversa dal solito. Sì. Ricordo un momento in cui ho incontrato la senatrice Segre a Bruxelles, in occasione credo del 75esimo. Ero in Commissione europea e l'avevano chiamata. L'impegno era quello di rendere memorabile la giornata della memoria in provincia di Treviso e quindi l'occasione dataci da questa sinergia con il comune, con l'Istresco, di posizionare queste pietre d'inciampo qui oggi. È anche simbolicamente un onorare una promessa simbolica, appunto, che avevo un impegno preso con la senatrice. Quindi è una giornata diversa per certi aspetti, che appunto non vuole meramente ricondurre ad una celebrazione fine a se stessa, ma che sia l'inizio di un percorso che ricordi a tutti quel che è successo nel 45, nella seconda guerra mondiale con l'Olocausto e che questo non accada mai più. Sì, diciamo che il negazionismo comunque è ancora vivo e tende a negare la tragedia che è avvenuta. È importante che la città di Treviso sia arrivata a questo risultato dopo praticamente 2 anni di ricerca, dopo 2 anni di un incarico che ci è stato assegnato dall'amministrazione comunale dopo la delibera del 27 gennaio 2021. È un risultato importante per la memoria dei trevigiani assieme a tutto quello che abbiamo portato alla luce del campo di concentramento di Monino. Dietro quelle pietre d'inciampo, ogni pietra corrisponde a una persona, è una storia di dolore, di sacrificio e purtroppo di morte. La stessa cosa è quando classifichiamo, no, i drammi dell'umanità dietro a dei numeri legati magari a delle razze. E la cosa che dispiace è che oggi, mentre celebriamo queste quattro pietre d'inciampo, ieri la giornata della memoria, in Ucraina piovono bombe con morti civili, militari. Quindi è evidente che l'umanità ancora non ha capito come vivere in pace, ed è per questo che io sono particolarmente soddisfatto della presenza degli studenti, che sono coloro che rappresentano la speranza per il futuro della nostra umanità. E quindi giornate come queste sono davvero importantissime per continuare a coltivare la politica e la mentalità della pace.